quello ha contribuito tanto anche per il nome al di fuori della cieca, avere un Caguna, insomma, mi ricordo quando venne, insomma, telefonare un sacco per fargli gli auguri, un sacco di società di Serie A, quindi insomma era una persona conosciuta, stimata. È stata senz'altro, penso, una delle figure che ha dato più lustro anche a Pistoia, perché anche lui si è introdotto nei vari anni della serie dell'interregionale. Due anni che ha fatto anche come interregionale, è stato sempre portato, ben voluto anche a livello di Lega, insomma, ecco. E quindi anche a quel livello lì tutto, cioè ciò che poteva essere concesso, facilitato, eccetera, alla Pistoiese è sempre stato dato, ecco, quindi è stato, ecco, dovunque andava veniva ben accetto, ecco, era ben accetto, ben visto, ben voluto, e lui sapeva attirarsi e farsi amico di tutte le persone che incontrava, con la sua bonarietà e con la sua, diciamo, generosità, ma più che generosità, non ancora la parola, però genuinità, ecco, sapeva farsi apprezzare da tutti. E lui, quando eravamo un pullman, non voleva che il pullman facesse marcia indietro. Bellotto non voleva il nero, le maglie nere. Ventura invece c'aveva le chiavi, un mazzo di chiavi che quando entrava negli spogliatoi. Ventura mi ha fatto uno scherzaccio con le sue scaramanzie. Mi trovi una partita da allenarsi andando fuori. E la domenica dopo si andò fuori in trasferta e si vinse. Da quella volta lì, finché c'è stato Ventura, mi è toccato a trovare tutti i giovedì una partita da giocare fuori. Lui è un signore del gioco del calcio. Lui, nella sua, anche lui, semplicità, però si vede l'uomo cioè dell'industria, l'uomo concreto che vede fatti e che capta subito quello che c'è da fare e che si può fare. Lui è stato molto amico di Roberto Maltinti. Sono due caratteri che si sono incrociati, secondo me, quasi da un estremo all'altro. Come personaggi di imprenditoria, secondo me, uno preciso, quell'altro in Maltinti, ma era estroso, ecco. Bardino è stato l'input per tante cose, bastava il nome, insomma, diceva tutto, ecco. È stato un artefice anche lui, perché la sua, cioè, negli ambienti basta anche la presenza fisica di una persona che incute, cioè che ti fa vedere che c'è qualcosa di buono, cioè anche senza apparire, però cioè, senza, cioè, essere una cosa predominante, però fare l'apparizione magari durante un allenamento, in intervallo di una partita e cosa, la persona, ecco, fa capire già al gruppo che c'è qualcosa di buono, ecco. Siamo un posto importante, sì, e anche quello è voluto di tanto, secondo me, nel complesso della strategia della gestione della Pistoiese.